La mia passione per la ricerca nasce a 12 anni dopo aver letto un articolo sul lavoro di identificazione dei desaparecidos in Argentina, volto a ridare dignità ai resti e chiusura alle famiglie. Lo studio antropologico ci consente di meglio comprendere il passato, risolvere crimini, sostenere il sistema giudiziario e salvaguardare diritti umani. L'obiettivo della mia ricerca è quello di studiare le donne a Milano e la loro evoluzione nel corso di circa 2000 anni di storia direttamente attraverso i loro scheletri. La borsa L'Oréal UNESCO consentirà uno studio macroscopico, microscopico e radiologico di 250 scheletri di individui femminili di tutti i periodi storici. Questa ricerca porterà ad arricchire la comprensione della vita delle donne nel passato, della loro evoluzione e cambiamenti nel tempo, in modo da avere oggi una base solida per la tutela universale dei diritti femminili. Sono felice che Lucy abbia vinto questo concorso, che abbia quindi la possibilità di continuare i propri progetti di ricerca, ma sono anche soprattutto felice io in prima persona di poter continuare a collaborare con lei, perché ho apprezzato in questi anni il suo spessore scientifico, la sua curiosità, la sua capacità di fare ricerca, di risolvere problemi e poi di condividere con altri i risultati della propria ricerca. Quindi, felice, felice, felice. Conosco Lucy da quando mi aveva contattato per studiare i segni della tubercolosi sugli scheletri antichi. Da lì abbiamo iniziato un percorso bellissimo insieme di tipo scientifico, ma anche umano e umanitario. Ha delle qualità incredibili da tutti i punti di vista. Sicuramente questo bando L'Oréal UNESCO sarà una possibilità per tracciare i diritti della donna dall'antichità al presente in maniera eccezionale. Ringrazio L'Oréal UNESCO per l'impegno a favore delle donne nella ricerca.